sono molto curioso. Lui praticamente spiega qual è la filosofia di una persona che con la schiena dritta vuole fare il suo dovere nel suo caso di cantautore, nel nostro caso di professionisti della sicurezza, della legalità, o poi vedremo adesso le dibattiti. Io diciamo sono Filippo Bertolani, insieme a Cecilia Poggi abbiamo portato l'Accademia Civica di Sicurezza Pubblica, abbiamo organizzato questo evento proprio per cercare di attirare l'attenzione della società civile, in qualche modo anche dei professionisti della sicurezza e della legalità, su argomenti delicati come il controllo del territorio ostico. Adesso farei così, io darei subito la parola a Stefano Faraoni che introdurrà e spiegherà la logica di questa attività che stiamo svolgendo da qualche mese qua in particolare, e poi ci sarà il primo dibattito che riguarderà tutto, che si ambienterà soprattutto sulle vostre osservazioni, dovrebbe essere voi a stimolare in noi delle risposte, che noi abbiamo delle idee, delle progettualità, però dipenderà molto dalle vostre domande. E poi invece la seconda parte, dibattito che diciamo insieme a Chini che presiderà, che è Nano Pascale, prendendo spunto dal Lucchini in pessimo stato, infatti l'evento di oggi si intitola. Ecco sì, adesso Stefano presenterà l'evento nella sua logica più complessiva che riguarda in particolare Ostia. Siamo un manipolo abbastanza numeroso di coraggiosi. Io credevo che fossimo un pochino di meno, però vedo che adesso la situazione va migliorando e devo dire che i coraggiosi diventano abbastanza, e che vuol dire che quelle che andremo ad affrontare oggi sono tematiche sentite, avvertite in senso pregnante e forte da parte dei cittadini e da parte della popolazione. Stare qui l'8 agosto vicino agli ombrelloni, vicino a gente nuda quasi che prende il sole, insomma non è da tutti i giorni e non è da tutti. Noi vogliamo mettere in campo un impegno civile che speriamo sia condiviso dai cittadini, e speriamo che in questo incontro, in questa riunione, in questo momento diciamo di unione e di riunione, anche i cittadini siano positivi e propositivi, facendo delle proposte, non solamente noi come relatori. Io penso che sia la cosa più importante. Uno degli scopi più importanti è proprio renderci compartecipi tutti quanti di una serie di proposte. Noi partiamo da un territorio martoriato, debellato, nel corso degli anni quasi distrutto e in ogni caso anche contestato. Il 10° municipio, Ostia, con tutto quello che questo comporta. Eppure in questo territorio molti di noi sono nati, ci hanno vissuto e sanno che hanno delle potenzialità, grandi potenzialità importanti che noi possiamo esprimere da un momento all'altro. Incendio, fuoco, esistono diverse accezioni, no? Accezioni. Per significare il fuoco e tutti i suoi risvolti. Il fuoco nell'antico greco si diceva purpulos, fuoco, che vuol dire anche purificazione e non vuol dire solamente distruzione. Il fuoco noi l'abbiamo vissuto qui nella nostra pineta, una buona parte del nostro ecosistema è stato quasi completamente distrutto. E questo è un dato di fatto ed è una cosa che ci tormenta oltre a darci fastidio. Ma dall'altra parte, diciamo dalla parte buona di questa accezione, forse può voler dire anche ricostruzione e rigenerazione e purificazione. Ecco, io allora non considererei solamente, diciamo, la parte del fuoco metaforicamente come dannazio memoria, come distruzione, ma considererei la parte positiva e propositiva, insomma, il fuoco anche come momento di rinascita, di ricrescita e di rigenerazione. Io spero che tutti noi, da questo momento in poi, dagli altri momenti che ci vedono insieme e uniti, possiamo fare delle proposte veramente concrete e fattibili per questo territorio.
E quindi questo territorio è un territorio che deve rinascere. Deve rinascere, deve mostrare le potenzialità che può tirar fuori da un momento all'altro, perché finora ha avuto delle difficoltà anche solamente a nascere. E allora cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Poi gli illustri ospiti che abbiamo qui presenti con noi, magistrati, forze di polizia, ma anche cittadini e non solo, parleranno nel lato più specifico e pregnante della parte, diciamo, ordine pubblico, che pure ha avuto un momento così importante negli anni passati proprio qui ad Ostia. Ci parleranno dei problemi che ci sono stati, ci parleranno dei legami con la camorra, con la mafia e anche con la 'ndrangheta. Ma sarebbe cosa buona e giusta, a un certo punto, creare una frattura, un divario, una soluzione di continuità fra quello che c'è stato e fra quello che noi possiamo fare, quello che noi possiamo esprimere. Allora, non solamente qui nel territorio, nel decimo municipio, non solamente ad Ostia, ma diciamo complessivamente a Roma, e perché no, in tutta la penisola e nelle isole. Io penso ci dobbiamo abituare anche in termini di ragionamento in questo senso. Ci vuole l'onestà soprattutto, e questo è un dato inconfutabile. La condicio sine qua non per andare avanti, per fare le cose, per progettare, per avere un'idea del territorio, e non solo del territorio ma le varie amministrazioni, è l'onestà. Accanto all'onestà c'è un'altra corrente di pensiero che dà molta forza al fatto della preparazione, per cui si dice, va bene l'onestà, però se non c'è la preparazione non si fa niente. Ovviamente non possiamo non essere d'accordo anche in questa seconda congettura, in questa seconda tesi, perché la preparazione è fondamentale. Insomma, io posso essere onesto, posso essere una persona prova per eccellenza, però se non ho le condizioni minime per poter amministrare un territorio è evidente che non ho la preparazione e quindi non posso esprimere un'azione di governo a nessun livello, insomma, sia dai più piccoli ai più alti livelli. Ma fra l'onestà e la preparazione, terzo un dato, dicevano i latini, forse c'è un'altra cosa, un altro concetto che è importante e che bisogna esprimere, ed è quello della responsabilità, è quello dell'etica della responsabilità, del coraggio della responsabilità. Io penso che la responsabilità in qualche modo sintetizzi già gli altri due termini e gli altri due concetti, sia quello dell'onestà che quello della preparazione, perché una persona che è fondamentalmente ed eticamente responsabile, a mio avviso è una persona sia onesta che una persona preparata. E questo vuol dire creare le condizioni, ripeto e sottolineo, non solamente qui, ma anche altrove, a livello di comune di Roma, a livello di regione, a livello nazionale, per andare avanti facendo delle proposte, che siano delle proposte concrete, che siano delle proposte condivise soprattutto dai cittadini. Quindi l'etica della responsabilità, a mio avviso, è fondamentale. Ma perché sottolineo questo concetto? Perché a Ostia e nel decimo municipio probabilmente andremo nei prossimi mesi, ancora non si sa esattamente se a novembre o in primavera, alle elezioni. E alle elezioni noi dovremo esprimere anche qualche cosa. E allora dobbiamo fare anche una scelta che è una scelta nostra interna e interiore. Cioè, vogliamo amministrarlo un territorio o vogliamo governarlo? Guardate che la differenza non è sottile, non è da prendere. Amministrare un territorio vuol dire mandarlo avanti, vuol dire mandare avanti anche la burocrazia, fare una serie di azioni conseguenziali l'un l'altra, ma prescindere dall'azione di governo, cioè da un progetto, dall'avere un'idea di governare veramente il territorio. Questo è fondamentale, insomma. Noi vogliamo passare da un'azione di amministrazione del territorio, perché i consigli municipali amministrano il territorio, chiaramente non lo governano, ad un qualcosa di più, ad un gradino, ad uno step superiore. E lo step superiore può essere quello di un'idea di una nuova governance nel decimo municipio, ad Ostia, nell'entroterra, ma anche all'interno del comune di Roma. Una governance che passa attraverso alcune proposte. All'interno della nostra unione civica
abbiamo delle posizioni anche abbastanza differenziate, voglio dire, no? Sull'idea di autonomia ed autogoverno. Ma questo non è importante, perché c'è chi vuole il comune autonomo, quindi con legge regionale, con referendum, ma c'è chi vuole una accelerazione verso l'area metropolitana e i contenuti dell'area metropolitana. L'area metropolitana prevede già i contenuti dell'area metropolitana. C'è chi chiede solamente una fettina, una quota di indipendenza in più, che però io contesto, perché secondo me, a mio avviso, non risolve i problemi, se lo risolve solamente parzialmente. Io penso che per ogni progetto futuro, per ogni idea che noi abbiamo di questo territorio, con questo territorio e su questo territorio e con i cittadini, noi dobbiamo ragionare in termini di governance diversi. Ora, non c'è ragionamento più nichilistico, tra virgolette, che dire: signori, voi finora avete avuto una circoscrizione, un municipio, o come si chiama, se la camorra o la 'ndrangheta e la mafia si sono infiltrati finora, pensate un po' se fate un comune e che cosa può potenzialmente succedere. Ma questo è assolutamente in contrasto con la prima parte di quello che ho detto prima, non è mica della responsabilità. Questo non ci mette in condizioni di avere le gambe per camminare, per fare delle proposte che sono delle buone proposte per il territorio. Non ci dà gli strumenti per avere un potere contrattuale nei confronti del comune di Roma, della regione ed anche, perché no, dello Stato, che ci consente di amministrare con responsabilità questo territorio. Questa è una cosa assolutamente fondamentale. Se noi andremo ad eleggere un municipio che dopo 10 giorni ci andiamo a rendere conto non offrirà assolutamente nulla, non avremo un minimo di potere contrattuale. Possiamo parlare quanto vogliamo del mare, del nostro splendido litorale, possiamo parlare della Pineta, possiamo parlare di Capocotta, delle nostre meravigliose diciamo potenzialità a livello culturale, artistico e archeologico, però rimane a sempre fine a se stessa e dipenderemo comunque da una condizione di subordinazione nei confronti del comune di Roma che non ci mette allo stesso livello che ci mette allo stesso livello degli altri municipi. Ora che Ostia è il 10° municipio, intrinsecamente, culturalmente, morfologicamente e quant'altro, sia un qualcosa di assolutamente diverso e differenziato dal resto del comune di Roma e delle cose, ed io non sarò senz'altro a rimarcare questo qua. Quindi una nuova classe dirigente, un nuovo progetto, delle idee, ma soprattutto delle gambe per poter trasportare queste idee verso degli obiettivi che sono degli obiettivi importanti, che non siano solamente il rattoppo della fuga, che comunque sia fondamentale, ma sia una visione, un progetto, una serie di idee, di proposte viste e condivise con tutti quanti i cittadini. Ecco, io ho finito su questo. Volevo dire semplicemente che dobbiamo passare dalla parcellizzazione alla sintesi. Noi di solito facciamo il contrario negli ultimi anni e negli ultimi decenni. Dalla sintesi siamo finiti alle specializzazioni, alle frammentazioni, alla parcellizzazione. No, questo qui secondo me non basta, anzi non solo non basta, ma ci vuole un'inversione di tendenza forte. Io auspicherei che in questo momento, da questo momento in poi, noi ripassassimo dalla fase della frammentazione alla fase della sintesi. Allora, una delle prime proposte che noi facciamo in questa sede, perché parleremo specificatamente, diciamo, di questioni legate all'ordine pubblico, ma non solamente all'ordine pubblico in stretto senso, in senso stretto, diciamo, ma all'ordine pubblico nel senso di il rapporto anche con i cittadini, insomma, di un rapporto di tipo sociale per quanto riguarda diciamo gli incendi, la Pineta, la vicinanza e dicendo. La nostra proposta è la proposta che adesso ci illustreranno gli altri esimi colleghi che interverranno, ed è una proposta di un presidio multiforze, multi-istituzionale di prossimità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo fare in questo territorio, se ne avremo la possibilità, e io spero che ne avremo la possibilità, possiamo fare di questo territorio anche una sperimentazione, nel senso di dire polizia, carabinieri, ASL, vigili urbani,
protezione civile possono mettersi a disposizione, possono instaurare un loro presidio, anche due, uno qui e uno nell'entroterra, affinché, diciamo, ci sia un momento di prossimità col territorio, col cittadino. Poi ce lo spiegheranno meglio. Se uno oggi fa il numero del 112, comunque il numero d'emergenza, arriva a Roma. Roma, prima che ristabilisce un contatto col territorio, passano minuti, mezz'ora e forse ore, e l'incendio ha già fatto le distruzioni che si doveva fare. La costruzione di un presidio, diciamo, forse multi-istituzionale, potrebbe essere una cosa veramente importante. Quindi, dal momento della parcellizzazione del paese, che è diviso e suddiviso in mille cose, al momento della sintesi. Noi siamo un paese dove ci stanno i doppioni, insomma, dove c'è la motorizzazione civile e il PRAN che fanno le stesse cose. La Camera e il Senato fanno le stesse cose, la polizia e i carabinieri fanno le stesse cose, insomma, ma un momento di unità, no? Un momento di unità anche interdisciplinare, univoco, che consente di risparmiare sia in termini di tempi sia in termini di costi, che consente, diciamo, poi di diventare operativi. Ma è importante, perché non possiamo farlo qui anche sul territorio? Perché non possiamo farlo nel decimo museo? Perché non ci proviamo? Se è un momento di colleganza con i cittadini, e se i cittadini possono attraverso questo aiutarci a fare delle proposte, io dico che questa è una delle cose principali che noi dovremo fare. Ecco, io vi ringrazio su questo, perché siete stati attenti, e auspicherei però una cosa, diciamo, che questi nostri interventi fossero minimamente cattedratici, tra virgolette, e fossero anche intervallati dai vostri interventi nel senso proprio di un'azione positiva e propositiva. Cioè, abbiamo avuto una marea di problemi negli ultimi decenni, ma veramente una marea. Dobbiamo cercare, insomma, adesso di essere propositivi e di passare alla fase della proposta. Lasciamoci un attimo dietro, discutiamone, vediamo quali sono stati, diciamo, gli errori, cerchiamo di non rifarli, ma lanciamo il cuore oltre l'ostacolo, no? Facciamo un salto di qualità e vediamo che cosa riusciamo a fare in questo senso, vediamo quali sono le nostre proposte. Io penso che dovremo partire e ripartire da qua. Grazie. Allora, dottor Dallo Lubacchini, magistrato e scrittore, ha scritto un bellissimo libro, applauso, Della Morra, come si dice. Pessimo stato, ovviamente, la metafora, credo che sia il... Ho ascoltato l'interesse, l'intervento del ma anche con un certo, voglio dire, perché sono un uomo franco, anche con un certo fastidio, che mi nasce dalla difficoltà di comprendere le grandi propositività rispetto a quella che è la situazione data. Come dicevano i giuristi di un tempo, de iure condendo, possiamo fare tutto, ipotizzare tutto, studiare qualsiasi forma utopica di gestione del potere, di gestione del territorio, di gestione della nostra stessa vita, di gestione della vita degli altri, perché poi è questo il senso del governo, gestire gli altri per condurli verso una qualche meta. Ma tutto questo si infrange sugli scogli del reale. Ed il reale qual è? Quello di una società che quelli che capiscono chiamano liquida, di una società in cui si è perso il senso della classe, di una società votata al disfacimento culturale,
penso all'ultima proposta, quella di ridurre a 4 anni la scuola, io la toglierei totalmente, in maniera che ognuno si educhi i propri figli al meglio, in maniera tale di garantire una cultura adeguata, al di là di quelle che sono le forme paternalistiche del voler completare gli studi a 18 anni, quando praticamente abbiamo cinquantenni totalmente imbecilli che non hanno mai aperto un libro neanche quando andavano a scuola. Ed è grazie a costoro se ci troviamo nelle situazioni in cui ci troviamo, perché ci propongono delle utopie, ci sciorinano delle proposte di cambiamento, ma non fanno i conti con quella che è la realtà, una realtà di disfacimento, una realtà di pessimo stato in cui versiamo, pessimo stato in tutti i sensi, sia nel senso dello Stato inteso come ente giuridico, sia dello Stato come modo di essere e modo di vivere. Questa è la situazione con cui ci dobbiamo confrontare. Ostia è venuta più volte al centro dell'attenzione a diversi livelli. Oggi ne parliamo a livello di ordine pubblico, ma secondo me è un modo riduttivo di parlare di Ostia a livello di ordine pubblico, perché in realtà il problema vero è quello di come affrontare le problematiche anche criminali, perché bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome, in un momento nel quale l'unica risposta sembra quella di una politica penale e di una politica penale dell'ordine pubblico, e non già quella, almeno così la intendo io, ma io sono vecchio, mi sono formato nello scorso secolo, in epoca di disfacimento, quando il disfacimento cominciava, quando i movimenti politici o pseudotali prendevano la scena rivendicando un cambiamento che poi abbiamo visto dove ci ha portato, ci sta portando verso un nuovo fascismo non politico ma culturale, intendendo per fascismo la rinuncia all'individuo in nome di una etica non etica, perché di fatto l'etica che ci viene proposta è l'etica del me ne frego di tutto pur di conseguire il mio scopo, per cui oggi più che mai si riesce ad individuare quella che era la tripartizione della gente operata da un grande letterato, da un poeta, Ugo Foscolo, che vedeva da un lato un piccolo gruppo di chi comanda, in mezzo l'universalità di coloro che subiscono passivamente le iniziative del potere senza nulla apportare, ma semplicemente patendo, ecco i pazienti. Poi c'è la terza categoria, chiaramente in espansione, dei rampanti, cioè di coloro che brigano. Un altro modo di dire coloro che brigano è usare il participio presente, quindi dei briganti. In questa tripartizione ovviamente noi dobbiamo trovare una nostra collocazione, che non sarà né quella di chi comanda, perché per questo occorre avere una vocazione che non tutti hanno, non deve essere quella dei briganti, perché ovviamente non risponde, almeno per quanto mi concerne, poi magari per molti sarà anche un modo di affermarsi e magari di sperare di entrare nella piccola categoria di chi comanda, ma quella di uscire dalla categoria dei pazienti, di coloro che subiscono passivamente sia chi comanda sia chi briga. Ed ovviamente per uscire da questa condizione non basta una politica penale ridotta addirittura a politica penale dell'ordine pubblico. Occorre
quella che venne chiamata politica criminale, che non attiene alla politica, l'aggettivo, ma attiene al modo di affrontare la criminalità. Perché in effetti, diciamocelo francamente, l'abusivismo edilizio, la corruzione, la stessa mafia, perché è una parola di cui bisogna avere il coraggio, che bisogna avere il coraggio di pronunciare, non la si combatte attraverso la sola politica penale, perché è prima di tutto un fatto culturale, è un fatto sociale, è un fatto che attiene, diceva Faraone, ad un'etica. Il problema è quale etica recuperare, perché le parole sono belle, etica della responsabilità, ma purtroppo le parole si inflazionano se usate troppo. Legalità è un'altra parola inflazionata, oggi tutti puntano all'affermazione della legalità, ci si punta talmente tanto, in maniera talmente diffusa, che poi alla fine, se ci andiamo a chiedere che cos'è la legalità, abbiamo delle difficoltà a definirla, perché legalità potrebbe essere adeguarsi a quella che è la volontà di chi comanda e magari arrivarlo a comandare per gatto. E quindi a questo punto il problema della legalità diventa un problema frenante anziché un problema propulsivo. I cattolici recuperarono dalla Grecia quello che comunemente viene chiamato diritto naturale o jus naturalismo, cioè una serie di principi innati che dovrebbero condurre e guidare l'attività di ogni uomo. Questi principi innati chi li ha stabiliti? Li ha stabiliti Voltaire? Li stabilisce qualche maître à penser come Trabuscè, tendendo a notare quelli che addormentano la terra attraverso la propinato praticamente il narcotico di un mondo che dovrà venire, di una meta da raggiungere che non si sa qual è, e questo è un problema che ci dobbiamo porre. Per cui quando leggo il progetto del decimo principio verso l'autonomia, tutto sommato per me diventa un problema, cioè non un problema, diventa un momento propositivo importante, perché significa recuperare la visione della politica, non più nel senso di politica penale, ridotta a politica penale dell'ordine pubblico, gestita in magari puntando ad un programmatico insuccesso, perché parliamoci chiaro, ciò che sostanzialmente fa il grande investigatore, il grande magistrato, il grande politico, è doversi confrontare con un insuccesso evidente, perché se veramente qualche problema fosse stato risolto senza arrivare al momento di rottura eclatante che finisce sui giornali e nella cronaca nera, nessuno si preoccuperebbe di dire ma che bravi, hanno evitato che ci fosse quell'omicidio, hanno evitato che quel gruppo di potere criminale prendesse possesso del territorio, hanno risolto il problema della legalità. Questo non fa notizia, viene dato quasi per scontato ed uno non finisce nelle cronache giornalistiche. Si finisce nella cronaca giornalistica quando c'è stato un insuccesso ed il reato, inteso come una violazione di legge, specie se sanguinoso, omicidiale, ma anche la stessa corruzione ad altissimo livello, o anche la stessa attività che chiunque di noi a diverso livello potrebbe compiere, come l'abusivismo edilizio, l'inquinamento e via dicendo, sono emersi, e se certificato l'insuccesso stesso, allora si muove la macchina lenta ma inesorabile della repressione, che va a reistituire un ordine che non ci sia preoccupati
perché non portava nessun vantaggio dal punto di vista pratico dell'ascesa al potere, di eliminare precedente. Ora, quando vedo appunto questo progetto in cui dice non basta un intervento penale, ma bisogna coordinare le forze verso un obiettivo, si deve guardare alla governance, bisogna cercare una spiccata autonomia intesa come capacità di autogestione sul territorio di quelli che sono i problemi reali, quelli che toccano veramente la pelle della gente, non il grande disegno. Sì, vogliamo la costruzione, vogliamo sapere che si c'è una doppione delle brigate che fanno la stessa cosa. Grazie a Dio che ci sono le brigate che fanno la stessa cosa, perché almeno la tesseria che fa una per sbaglio potrebbe essere corretta dall'altra. Capisco che invece il deficientismo, il decisionismo, specialmente se in mano a chi non pensa ma riesce a parlare, è indubbiamente qualcosa un po' più rassicurante e tranquillizzante, tranquillizza i pochi che comandano e soprattutto apre degli spazi di manovra ai tanti briganti, alla faccia del paziente che se ne vede pure e sta tranquillo. Quindi ben venga questa proposta formulata in questo progetto del decimo municipio verso l'autonomia. Venga anche il discorso dell'onestà che si disgiunge dalla capacità. Ma io mi chiedo e pongo questo come problema su cui aprire una sorta di dibattito. Si può essere onesti quando ci si sia sporcati le mani in una situazione nella quale sostanzialmente si è stati precipitati proprio da quelli che si sono fatti lì la loro esperienza? E come si fa a formare una classe dirigente che sia onesta ed abbia esperienza senza che questa classe dirigente si confronti con quella che è una realtà indubbiamente inquinata ed inquinante? Questo è il grosso problema di fronte al quale ci troviamo, ed anche l'apporto che viene dato proponendo questa sinergia tra varie situazioni, carabinieri, polizia, forze dell'ordine, ASL, indubbiamente è importante, perché mette a confronto determinate problematiche e smaschera coloro che si votano al programmatico insuccesso sulla strada del perseguimento del successo, ragionando comunque sempre in termini di participio passato. È successo il participio passato di succedere, al quale vengono date tutta una serie di colorazioni e di coloriture che poi diventano positive o negative a seconda che si faccia parte della categoria di chi comanda o della categoria dei briganti che tendono a comandare, e senza alcun rispetto e senza alcuna attenzione a quelli che sono i problemi della gran massa dei pazienti, cioè coloro che subiscono gli effetti dell'una e dell'altra categoria. Quindi in sostanza quello che occorre perseguire, al di là dei rapporti che vanno sempre bene sotto elezione, lo abbiamo visto, il problema della sicurezza è un grande volano elettorale, perché la gente vuole stare tranquilla, la gente rimpiange quando si poteva lasciare la chiave sulla porta di casa, la gente vorrebbe ritornare a casa dopo aver viaggiato in metropolitana senza correre il rischio di essere scippati o bastonati, la gente non vorrebbe avere tra i piedi coloro che vengono in Italia e non sanno perché ci vengono, è la situazione degli stranieri che non è una situazione nuova,
nel 1975, la situazione era cominciata nel 1974, dopo che la Democrazia Cristiana, che allora era un aretino che rappresentava la segreteria di quel partito, si era infranta sugli scogli di un referendum, il referendum sul divorzio, che ne aveva devastato l'immagine, ad un certo punto punta al recupero attraverso la cosiddetta legislazione penale dell'emergenza. Una legislazione che culmina nella legge reale del 1975, dove vi è l'attacco allo straniero, cioè colui che viene in Italia non sapendo che cosa viene a fare. Perché? Perché è un momento di recupero d'una credibilità perduta. E quindi il rischio è quello che viene proposto di soluzione dei problemi in termini di politica penale, ridotta addirittura a politica dell'ordine pubblico, verremmo a garantire a qualcuno di potersi rifare una verginità rispetto all'insuccesso nel quale si è volontariamente precipitato in precedenza. La famosa vicenda della giunta Alemanno, che in sostanza proponeva Roma Eden, dopo che era accaduto quel che era accaduto alla stazione di Tor di Quinto, evidentemente ha dimostrato sia in positivo sia in negativo come i problemi della sicurezza siano problemi che non conviene risolvere, perché tornano sempre utili nelle partite elettorali. Siamo proprio in quel contesto. Quello che invece occorre fare e occorre perseguire è risolvere il problema della sicurezza andando alla radice. Perché si verificano situazioni di quel genere? Nel momento in cui il ministro Minniti propone una cosa sacrosanta, controllare i flussi migratori, non già evitando il salvataggio in mare delle persone, ma fornendo le strutture di salvataggio di quelle che sono le forze di polizia giudiziaria, che discernano poi tra i cosiddetti salvati, che sempre tali non sono, gli scafisti e le vittime degli scafisti, ecco che allora riemergono le anime belle che dicono: ah vabbè, però l'autonomia, l'imparzialità. Quale imparzialità? Quella tra il ladro e il parafutto me la chiamate imparzialità? È una scelta imparziale, dovendo decidere tra la guardia e il ladro, mi prendo una posizione di equidistanza da entrambi, perché sennò poi chissà che succede. Con lo Stato, esatto, se ritorniamo, ritorniamo a vecchi sistemi. È proprio questi vecchi sistemi quelli che bisogna battere in breccia, perché altrimenti non risolviamo alcun problema e restiamo vincolati ad una politica parolaia che praticamente serve soltanto a narcotizzare la gran massa di manovra dei pazienti, chiamati soltanto ad esprimere il loro voto in partite elettorali in cui sostanzialmente alla fine poi non si sarà deciso nulla, se non chi farà parte del piccolo gruppo di chi comanda e di chi potrà brigare grazie al guinzaglio corto o lungo che chi comanda gli lascerà. Allora, grazie al dottor Battini per questa invitazione. Sicuramente è utile, perché comunque sono tutti argomenti che leggiamo sui giornali, che in qualche modo stimolano la nostra reattività, la nostra indignazione, anche l'attività della fantasia, la voglia di cambiare. Diciamo che adesso dovremmo entrare nel tema di Ostia, diciamo, dopo aver fatto un discorso di carattere generale, istituzionale, programmatico, anche da una visione fare quella del dottor Lomacchini così profonda, soprattutto perché parte da anni bui della Repubblica. Diciamo che i due argomenti cui mi sembra che siano quelli che ha detto Stefano e ripresi anche dal dottor Lomacchini.
autonomia, autogoverno e funzionalità dei servizi, in particolare di sicurezza pubblica. Noi infatti non abbiamo voluto parlare di ordine pubblico, ma di sicurezza pubblica, ma anche pubblica sicurezza, intendendo la sicurezza pubblica come quella categoria che ci coinvolge tutti, da tutti i punti di vista, perché un'emergenza non è soltanto un furto, una rapina, ma è anche un incendio, è anche un'emergenza sanitaria, è un'emergenza anche di deviazione, di devianza sociale. Le famiglie hanno tanti problemi, sia con i giovani che con gli anziani, quindi noi abbiamo pensato di allargare l'orizzonte. Ecco perché questo concentramento di esperienze qui, per parlare in particolare a Ostia come si può risolvere quello che effettivamente può apparire un insuccesso, ma non è soltanto delle istituzioni di Ostia, è un insuccesso che diciamo in qualche modo attraversa tutta la penisola. E quindi diciamo che Ostia noi l'abbiamo vista come una realtà vicino, relativamente vicino a Roma, Roma capitale, da essa distaccata fisicamente, ma in realtà ben legata da alcuni cordoni che poi ne hanno condizionato la governance. Quindi allora l'idea qual è? E arrivo subito anche alla conclusione, la sensazione che si ha, noi veniamo da Roma, Ostia così la frequentiamo da ragazzi, per il mare, oppure io negli ultimi anni anche come funziona la polizia mi sono diciamo occupato quando ci sono accaduti dei fatti che oggettivamente hanno posto l'accento un attimo su una situazione di insuccesso, come diceva il dottor Bacchini, cioè di insuccesso delle istituzioni, alternato a momenti di successo e in realtà erano la conferma dell'insuccesso, cioè che alla fine si debba disquisire se c'è stata o meno la mafia a Ostia, quindi il primo grado, secondo me, già questo è un insuccesso, perché una realtà come Ostia è così bella, diceva Stefano, da tutti i punti di vista, che dobbiamo disquisire se c'è stata o meno mafia, se c'è, o quali sono questi i motivi di certa violenza. Allora, qual è il problema? Siccome, secondo me, come nel libro poi ne parleremo meglio dopo, arriviamo alla conclusione, forse più che sul territorio dove c'è la gente comune, appunto i briganti, il problema è soprattutto dentro le istituzioni. Sembra che le istituzioni siano in qualche modo appunto in pessimo stato, cioè l'istituzione sia in difficoltà perché forse anche al suo interno ha perso di spessore la classe dirigente, ha perso anche di visione. Per esempio, perché noi abbiamo pensato, adesso entriamo a parlare più nel problema come quello a 360 gradi del controllo e della vigilanza del territorio di Ostia così differenziato non può essere risolto né con un avanti più a commissariato né con una stazione più dei carabinieri o con i vigili del fuoco o i vigili urbani, perché le esperienze comuni di tutti voi, penso chiunque di voi abbia avuto contatto con la realtà istituzionale, ogni volta che uno ha bisogno di qualcosa magari riesce finalmente alla fine a parlare con una pattuglia della polizia e dopo un po' che parla, dopo aver chiamato il 112, scopre, però questa è competenza di vigili urbani. No, dobbiamo chiamare l'ASL. Ci abbiamo tutti, qua stasera abbiamo vigili urbani, Romolo Buonarota che viene da Roma, anche lui però ha una profonda conoscenza in realtà anche di Ostia, perché comunque Ostia è Roma. Poi siamo venuti addirittura da Torino, Stefano Agostinis, dell'Elio Soccorso, Piemonte, anche lui dirigente sindacale, quindi noi stiamo parlando così perché siamo dirigenti sindacali, se no in teoria come servitori dello Stato, così vuol dire, non potremmo parlare. Ma siccome questo sembra uno Stato di pessimo Stato, lo strumento in questo caso, lo strumento sindacale, tanto diciamo deteriorato negli anni, anche nella nostra realtà, però in questo momento storico ci consente di parlare, io voto addirittura da Torino. Poi abbiamo, molti di voi lo conoscono, Giovanni Battista Speranza, oncologo, che è già stato, diciamo, è stato primario del Grassi, e con lui in particolare insieme a Stefano Barone, che viene da San Camillo, ma anche lui dirigente sindacale, scusate, ovviamente ramo sanitario, soccorso, primo soccorso sanitario. Noi incominceremo il discorso su questa possibilità di creare una struttura che nell'ordinamento nostro giuridico già esiste dal 1981, cioè la famosa legge 181 del 1981 ha stabilito i criteri di base per come gestire la sicurezza pubblica, che già il legislatore negli anni 80 aveva intuito che non poteva essere gestito né da polizia né da carabinieri. Sono d'accordo con Stefano sul discorso della duplicità, delle sovrapposizioni che ci sono nei carabinieri. Noi litighiamo anni queste cose, ma gli stessi carabinieri ne soffrono,
perché creano sprechi, sovrapposizioni inutili anche nel conto del territorio. Quindi è nata l'idea di realizzare veramente quelli che erano i principi cardini contenuti in questa legge, cioè il coordinamento tra tutte le forze di campo. Questa è una categoria che addirittura può assurgere a livello costituzionale. La Costituzione ne ha parlato quando hanno riformato il titolo quinto, per esempio, per la prima volta hanno parlato di coordinamento, ed è, diciamo, ed è però insita nel concetto di buon andamento, di imparzialità dell'amministrazione, che è l'articolo 93 della Costituzione. Quindi partiamo da principi costituzionali: il cittadino ha diritto che le istituzioni siano tra loro coordinate nel gestire un'emergenza. Non può sentirsi dire nel momento dell'emergenza: aspetti che le passo i vigili, aspetti che le passo la volante, poi quando arriva la volante il carabinieri scopre che è competenza dell'ASL piuttosto che dei vigili del fuoco. Ha diritto a che ci sia un coordinamento tra le istituzioni. L'Europa ci spinge, l'Europa ci spinge ad avere un numero unico. Bene, ma un numero unico non inteso come quello di essere 112, che c'è, cioè, appunto, come diceva il dottor Bacchini, se chiamiamo il 112, da qua parte la telefonata che arriva a Roma, arriva un centro regionale che è un call center, non ci sono né forze dell'ordine né vigili del fuoco, ci sono sanitari, perché alla regione quelli dicevano, i quali devono capire subito che tipo di emergenza è, questa sì, e poi girano al centralino o del 113 o dei carabinieri o del 118 e a loro volta poi devono mandare la pattuglia. Cosa succede? C'è una dispersione, mentre invece la legge 121 già stabiliva che in casi particolari si potevano istituire sale operative comuni. Cosa vuol dire? Un luogo fisico comune dove ci sono i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine e le forze di campo. Questo, diciamo, quindi non basta un numero unico tipo call center, bisogna avere una struttura fisica che mette insieme le varie esperienze, le varie competenze e sia in grado subito di stabilire innanzitutto che tipo di emergenza è e che tipo di intervento si può fare sul territorio. Affiancato a questo, ovviamente, ci vorrebbe materialmente un presidio sul territorio. A qualche voi è capitato qualunque cosa, si perde la patente oppure voglio andare a denunciare un furto, vai al commissariato, il commissario di Ossia è abbastanza aperto, ma a Roma è successo più volte che arrivi al commissariato e trovi se all'evento è chiuso perché ci sono problemi di personale, no? Cioè, ti rivolgi se carabinieri, arrivi alla stazione carabinieri c'è, cioè, il citofono, ti gira un'altra stazione della compagnia. Questo è quello che succede al cittadino comune quando si interfaccia con le istituzioni. Invece noi pensavamo qua a Ostia, per riuscire a dare al cittadino uno strumento immediato anche visibile, di concentrare tutte queste forze che già esistono, quindi a costo zero, non è de iure condendo, è de iure compito, perché c'è la legge che lo prevede, l'Europa che spinge, un territorio, e poi c'è Franco, il padrone di casa, che sapete è anche rappresentante di Banale, parleremo anche di questo. C'è questa contrapposizione qua a Ostia sullo stesso territorio tra delle categorie, perché comunque si sono cristallizzati degli interessi o non c'è stata una buona comunicazione, ci sono tante componenti di cui ne parleremo, c'è stata il commissariamento e quindi inevitabilmente la rottura, l'interruzione di tutte le attività che c'erano, pubbliche e private che si siano, con tanti disagi per chi già svolgeva la sua azione sul territorio, magari non del tutto in regola sicuramente, allora bisogna trovare dei percorsi per uscirne fuori, però che ci sia tensione sul territorio, diciamo, lo evidenzia anche i fatti di violenza che spesso accadono, anche tanto sul giornale. E quindi il cittadino a chi si può rivolgere per avere una risposta immediata, oppure anche il gestore di uno stabilimento, succede un'emergenza, anche un problema di parcheggio abusivo, un problema di gente che infrange le ordinanze di loro che devono accettare, i cani che entrano, oppure colui che vuole entrare per forza all'ingresso piuttosto all'altro, a chi si rivolgono? Chiamano il 112 che va a Roma? Oppure sarebbe bello avere vicino al centro, non al centro, uno magari un po' diciamo verso l'entroterra, perché anche là ci sono dei problemi, avere un punto. Questa è la prima idea su cui noi stiamo lavorando, quindi su questa adesso non chiediamo il vostro, diciamo, in qualche modo la vostra idea, noi abbiamo già l'idea anche dove fisicamente dovrebbe essere questo tipo di cosa, e sarebbe tra virgolette quello che alcuni dicono è un sogno che però in realtà è realizzabile direttamente anche se rimane come municipio, con le competenze del municipio, quindi è un progetto in progress che dovrebbe completarsi con le vostre indicazioni, che potrebbe far nascere questo presidio a disposizione dei cittadini,
che potrebbe ridurre i disseguenti diciamo, di risposta dello Stato. Sarebbe un primo modo per lo Stato che poi in difficoltà. Poi diciamo forse qualcuno, qualche brigante non è rimasto solo fuori ma è riuscito a entrare anche dentro le istituzioni. Sarebbe un modo per lo Stato per dare qualche risposta un po' più immediata, più concreta sul territorio di Ostia e non avere sempre una scusa che abbiamo sempre dopo, quando ormai c'è stato l'incendio. Una cosa al volo, così tanto per far capire anche la prospettiva, questo luogo fisico dove dovrebbe esserci questa concentrazione di soggetti protagonisti. In pratica si tratta di questo, ognuno, la commissariata, la stazione carabinieri, il colore della finanza, i vigili, i vigili del fuoco, ognuno contribuirebbe col suo personale a questo e con le sue tecnologie a far funzionare questo presidio. E nessuno avrebbe più la scusa il giorno dopo di dire ah sì, sono venuti, però in effetti è una competenza dell'altro. Vigili del fuoco non c'erano. Da lì potrebbero partire anche, sto facendo un sogno che non è neanche tanto sogno, potrebbero partire anche dei droni per andare a verificare subito se effettivamente la pineta andare a fuoco è vero o non è vero, e poi andare a controllare anche più in profondità, non ci sono delle regole da rispettare, ma tutte queste sono cose che si possono succedere. Io direi, se siete d'accordo, se qualcuno di voi già adesso vuole rappresentare delle situazioni attive di Ostia, in modo che noi poi il discorso, il dibattito che faremo, le introduciamo nella nostra analisi, se qualcuno di voi vuole parlare, se no io comunque poi darei la parola a dottor Speranza per spiegare invece qual è l'aspetto sanitario del pronto intervento. Io ho accennato a quello della sicurezza pubblica in generale per terra analogica, tenete anche presente che questo di oggi è un critico, in realtà noi stiamo organizzando il malato a settembre e sarebbe questa una prima forma di autonomia, perché questo centro presidio multiforze con una caratteristica avrebbe che la telefonata va molto al 112 arriverebbe direttamente lì, non andrebbe a Roma e tornerebbe indietro, lì non ci sarebbe chiunque che non ha competenza di rispondere, ma ci sarebbero le 4-5 protagonisti con esperienza che decidono subito e capiscono che cos'è successo e cosa bisogna fare. Lì arriverebbero tutte le famose telecamere che il giorno dopo quando succede qualcos'altro dobbiamo andare a prendere le telecamere di quello del comune, dei vigili, dei poliziotti. No, sarà tutto lì. Lì si potrà vedere subito dalle telecamere cosa è successo, o comunque le vedrò successo. Quindi se non c'è qualche intervento che voglia subito accendere il faro su qualche cosa specifica, darei la parola a dottor Speranza, poi dopo potremo riprendere il giro magari con una considerazione del dottor Lupacchini se non si interventi. Infatti vivendo a Torino dove neanche a Palaposto in questi giorni si parla di costruire anche là il center 112, anziché un presidio multiforze come lo stiamo proponendo da tanto tempo noi, e poi anche con Stefano Barone che viene dalla realtà di San Camillo ma sta seguendo in particolare anche la situazione dei grassi. Se siete d'accordo? Prometto che sarò breve. Allora, io mi occupo, sono un medico, mi occupo di oncologia, attualmente mi occupo soprattutto di ricerca oncologica. Sono stato primario all'ospedale Grassi proprio del reparto di oncologia e ce l'ho creato io. E quindi permettetemi di dire che c'è una certa esperienza e c'è una certa conoscenza sia dell'ospedale Grassi che delle problematiche sanitarie del decimo municipio. Considerate una cosa, che Ostia praticamente, se fosse un comune a sé, sarebbe attualmente il decimo comune d'Italia per la popolazione, parlo del municipio, decimo municipio. Dico questo per quale motivo? Perché Ostia da sola ha più abitanti di Viterbo, Latina, Rieti e Frosinone messi insieme. Quindi questo qui già è un dato di fatto. Semplicemente che cosa? Che Latina al suo ospedale, Santa Maria Corizzi, Viterbo all'ospedale Belcolle, Rieti al suo ospedale, Frosinone al suo ospedale più quelli dell'Interland. Quindi invece Ostia abbiamo l'ospedale Grassi. L'ospedale Grassi che i posti letto sono soltanto 186 più 26 posti di degenza più 26 posti di dell'ospedale oncologico, dell'ospedale dell'ortopedia, dell'ospedale della medicina eccetera. Il problema dell'ospedale purtroppo la gente lo sente, però considerando una cosa, questa fa parte della storia di Ostia, che i cittadini di Ostia per avere l'ospedale Grassi
hanno praticamente picchettato la zona dove l'ospedale è stato costruito. All'inizio l'ospedale, all'inizio c'era soltanto il pronto soccorso dove attualmente c'è il municipio, poi è stata fatta una donazione, è stata Ostia ha avuto in donazione il presidio del Sant'Agostino, e quello è un ospedale che attualmente purtroppo non è più niente, perché c'è soltanto un ambulatorio delle vaccinazioni, ma quello è un ospedale, c'è una radiologia, poi la chirurgia generale, la medicina, la ginecologia, cioè si partoriva, era un pronto soccorso, praticamente è stato veramente andato in sfacelo, è abbandonato a se stesso. Quando si parla di rapporto, questo è importante capire anche questo passaggio, quando si parla di un rapporto tra posti letto e popolazione, dall'amministrazione regionale, soprattutto dall'amministrazione regionale, ci dicono che cosa? Che l'ospedale Grassi praticamente è a posto, perché nella regione Lazio e tutta Italia sono previsti 3,7 posti letto per 1000 abitanti, però si dimentica una cosa, che Ostia da sola fa quasi 260.000 abitanti, più Fiumicino ce ne stanno altri 50.000, quindi un bacino di utenza di 300.000 persone. È chiaro che se io dico che l'ospedale di Ostia, l'ospedale Grassi, che fa parte del comune di Roma, e metto insieme nome di posti letto del San Camillo, San Filippo, Gemelli, Poletrino, Umberto I, Sant'Andrea, è chiaro che si rientra in quel famoso 3,7 posti letto per 1000 abitanti, però non è la realtà del territorio, è una realtà completamente diversa. Dico pure questo, è vero che la sanità dipende da una regione, però anche è vero pure che il sindaco può fare molto, perché una parte poi dell'ospedale risponde anche al sindaco. Quindi voglio dire, se non, io mi auguro una cosa veramente, mi auguro che veramente si riesca ad avere l'autonomia del territorio e ci possiamo governare noi stessi. Cioè che in qualche modo si riesca a creare un nuovo comune. Io me lo auguro proprio dentro di me, lo sento. Per quale motivo? Perché è l'unico modo, a mio avviso, che possiamo in qualche modo controbattere, andarci proprio a litigare con chi ci, a livello della regione. E ricordo una cosa, che nel 2005, quando ci fu il passaggio fra Storace e poi il successore Marazzo, venne portato, tipo una grande conferenza al Cineland, dove fu portato il progetto del nuovo ospedale di Ostia. Più ci fu detto allora, che erano tutti i dipendenti, tutta la gente dell'ASL, eravamo tutti lì, con parecchie associazioni pure del territorio, ci fu detto che praticamente erano stati anche stanziati 10 milioni di euro dalla parte della Comunità Europea. Quindi erano fondi europei che servivano per fare una nuova struttura, allargare l'ospedale Grassi. La cosa, poi Storace ha perso le elezioni, la cosa in quel momento è caduta nel dimenticatoio. L'anno successivo ci furono le elezioni comunali a Roma e venne Veltroni all'ospedale Grassi, venne Veltroni praticamente e fu progettato e fu presentato nuovamente lo stesso progetto, e ci fu detto sempre che c'erano questi famosi 10 milioni di fondi europei che servivano proprio per la costruzione del nuovo ospedale. Fatto sta che Veltroni ha vinto le elezioni, però dopodiché non ne abbiamo saputo più niente. Perché dico tutte queste cose qui? Perché ripeto, io mi auguro che l'ospedale di Ostia non è sufficiente per la popolazione. Ripeto, un bacino di utenza di 300.000 persone prevede un certo tipo di pronto soccorso, prevede un certo tipo di divisioni che stanno all'interno dell'ospedale, prevede un certo tipo di organizzazione, cosa che attualmente non abbiamo. Noi a Ostia abbiamo soltanto Grassi come posti letto, di ricordo abbiamo Grassi e il centro paraplegico. Centro paraplegico che era veramente una chicca, era un'eccellenza per Ostia e veniva da tutta Italia. Perché fu messo ad Ostia il centro paraplegico intorno agli anni 50? Perché fu messo ad Ostia perché veniva da tutta Italia, stava vicino all'aeroporto. Quindi proprio per questo era una cosa eccezionale.
eppure quello praticamente è decaduto, è stato chiuso e passato riaperto. Queste sono le uniche due realtà di ricovero che abbiamo ad Ostia. Poi abbiamo vari presidi, ambulatori, cioè ambulatori, eccetera, però non sono sufficienti alla popolazione. Il pronto soccorso fatto da tutte le parti, una cosa che è successa a me, ve la dico che poi chiudo perché potete dire, se no potete stare veramente per parlare per ore. Una cosa che è successa a me, alle 5:30 del pomeriggio mi è entrata una scheggia dentro l'occhio. A un certo punto che faccio? Il corpo è strano, dentro l'occhio vai in ospedale. Alle 5:30 del pomeriggio non c'erano oculisti, perché gli oculisti è previsto, questo è successo nel 2007, era previsto che cosa? Che ha terminato il loro lavoro, terminati gli interventi operatori, chiudevano, quindi non c'era oculista, non c'era. Io ho dovuto, o prendevo la macchina, andavo a Roma, al punto del corso dell'oftalmico, fortuna, conosco qualcuno, stando qui a Ostia, sono riuscito ad intrecciare un collega e me lo sono fatto togliere. Però perché questo? Ma perché conoscevo qualcuno, perché sono un medico, perché ho delle agevolazioni, dei privilegi, devo dire. Se no, devo soltanto semplicemente mettermi in macchina, farmi 35-40 km, arrivare al pronto soccorso dell'oftalmico e lì avrei risolto il problema. Però risolvere il problema significava almeno che io per un'ora ancora stavo con questo corpo strano dentro l'occhio. Questo è un esempio che ho fatto, ripeto, l'ho sperimentato sulla mia pelle. Ne potrei fare diversi, anche gli altri colleghi, però ripeto, è inutile che mi prolungo in questo dibattito. Cioè, noi teniamo presente una cosa, che esiste un problema sanità che va affrontato, come quello, diciamo, che dei colleghi dell'ordine pubblico, cose di questo genere, che va affrontato per quale motivo? Perché io vivo ad Ostia, mi piace vivere ad Ostia e vorrei essere sicuro che la mia salute è tutelata. Vi ringrazio, chiudo qui, chiudo. Grazie a voi per la importante testimonianza di Mascherima. Adesso la parola a Franco Pedrini, che è il padrone di casa del sindacato italiano Balneari, che ci racconterà qualche cosa di concreto riguardo il litorale. Mi raccomando coi tempi, anche di qualche minuto, perché se no non ce la facciamo, per esempio, che ce la buonasera, io vorrei dire a tutti, mi darò un minuto, che non ho per una seguita cose da dire, e voglio dire a Sottor Speranza che dal 2005 al 2017 non è cambiato niente, la tua esperienza l'ho fatta io dopo 12 anni, quindi non ti capisco, sono assolutamente per ascoltare, grazie a tutti. Io non ho grandi competenze specifiche per parlare di sicurezza o di qualcosa, quindi non ho neanche delle grandi capacità oratorie, mi sono chiesto cosa sto a fare io qua. Però su insistenza di qualche amico mi dice, ma tu stai qui da sempre, e quindi operi sul territorio, insomma, sono anni che stai in una gestione di un bene pubblico, forse è bene che tu qualcosa dica. Mi sono fatto convincere, adesso provo a dire due cose che possono servire a dare una risposta su quelle che sono le tante domande che ci stiamo facendo in questi ultimi anni sul territorio. Da bambino, anche da adolescente, io ricordo che Ostia rappresentava qualcosa a livello turistico e rappresentava assolutamente qualcosa di ancora più importante degli stabilimenti balneari. Gente che io ormai ritengo mitica, io perché il mio mestiere, quindi sono le persone che mi hanno insegnato a fare questo lavoro e che mi hanno in qualche maniera instradato, mi viene in mente Peppe Conti, che tutti conoscono, insomma, che ricordano, il dottor Angelo Russo, o persone che addirittura hanno dato il loro nome a stabilimenti balneari storici, Cavaliere Emmi o piuttosto Battistini, cosa impensabile assolutamente adesso, il nome e il nome di uno stabilimento non sarebbe messo sulla cartella. Ecco, queste persone io immagino lo erano allora, immagino vuol dire che lo sono stati fino a poco tempo fa, delle persone che hanno ritenute, voglio dire, dei benefattori del territorio. Andare al Kurzal quando io ero bambino significava andare a Disneyland oppure andare in un parco acquatico, poi avere il privilegio di essere accolto dal padrone di casa
voglio dire, era una cosa che segnava, almeno a me ha fatto questo effetto, ma io credo che l'abbia fatto a tutti i bambini dell'epoca. Oggi qualcosa si è rotto, è cambiato completamente l'immagine che il balneare dà di sé sul territorio. Questo filo si è spezzato, diciamo che ci sono state delle contrapposizioni durissime. E allora noi ci domandiamo, le colpe dove stanno? Cosa è successo? Cosa possiamo fare perché rinasca questo feeling con tutte le dovute, voglio dire, variazioni del tema, perché è evidente che poi gli anni passano, insomma, io parlo di qualcosa di 40 anni fa, sarebbe assurdo che noi ci si fermi a quello che era l'immagine del balneare di 40 anni fa. Allora, un'impresa illuminata, condotta da una politica illuminata e non oscurantista come è stata quella degli ultimi periodi, che ha fatto veramente del male, non ha prodotto niente, ha portato soltanto dei disfacimenti di qualcosa che si stava ricostruendo con grande fatica. Io vedo Albertini qua e poi magari Stefano vi racconterà quello che è il suo caso. Posso assolutamente testimoniare che la spiaggia di Stefano, io parlo di Stefano perché qua, ma potete parlare di tanti altri casi, è una spiaggia che ha dato tantissimo al sociale, è una spiaggia che è stata molto attenta alle esigenze della gente, è una spiaggia che ha dedicato il suo lavoro, la sua fatica e l'intelligenza di chi l'ha gestita alle necessità di una parte della città che è una parte della città sofferenza. Faccio riferimento alla parte di Nuova Ostia, che è un territorio molto bello oggi ma anche molto difficile da gestire, ci vuole grande coraggio e grande spirito di iniziativa. Stefano, sai che te l'ho sempre riconosciuto e te lo dico pubblicamente, chi è di Ostia sa di cosa sto parlando. E allora voglio concludere dicendo che una classe imprenditoriale intelligente, delle richieste che non siano delle richieste soltanto pretestuose da parte della cittadinanza, una classe politica illuminata che possa dirigere quelle che sono le necessità del territorio e quindi che sono le necessità della rinascita del territorio stesso, mi viene in mente l'abbattimento di quello che è il lungomuro, una volta per tutte il lungomuro non l'abbiamo certo voluto noi, ce lo siamo trovati, insomma, voglio dire, Ostia viene da progetti piacentini, progetti storici che fino a qualche tempo fa erano assolutamente ricordati di storia, quindi non ha fatto certo Petrini o altri imprenditori locali l'immagine di Ostia moderna. Dico, quindi se il problema è l'abbattimento del lungomuro, se il problema è la, come si dice, è come porgersi nei confronti della città che aspetta delle risposte da parte nostra, siano meno positive ma siano molto più aperte a quelle che sono le esigenze della gente, noi ci siamo, però vogliamo avere una collaborazione, un feeling e soprattutto vogliamo avere una classe politica che riconosca, lasciatemi dire, il merito di chi fa impresa, di chi porta lavoro e di chi è attento alle esigenze della gente. Grazie. Adesso passiamo alla parte, diciamo, più strettamente operativa, forse in ordine, sindacato ed esperienze dirette di cooperativa. Buonasera a tutti, mi chiamo Stefano Agostini, sono un dirigente sindacale di un sindacato di infermieri. Lavoro presso l'Eli Soccorso di Torino, servizio 118 della Regione Piemonte. Vi ringrazio dell'ospitalità perché, come potete immaginare, il clima delle montagne alpine dove siamo abituati a volare noi è ben diverso, ma i temi della sicurezza, del diritto e dell'accesso alle cure ci sono in tutte le latitudini. Con i colleghi delle forze dell'ordine, ci sia consentito di chiamarli così, dei vigili del fuoco, perché i nostri tre servizi, vale a dire servizio sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco, hanno un unico obiettivo che mette al centro la persona, lo possiamo chiamare paziente, cittadino, utente, contribuente, poco cambia, mettono al centro la persona. Vi parlo di quella che è una battaglia che stiamo conducendo a Torino insieme a sindacati di polizia, sindacati dei vigili del fuoco e il nostro sindacato, contro l'istituzione del, contro il modello organizzativo del 112 numero unico. Ecco, 112 è una delle più belle opportunità che siano mai state partorite dall'Unione Europea, perché far convogliare qualsiasi richiesta di soccorso presso un unico numero, su un unico numero, significa garantire sicurezza, cure e tutto quello che ne consegue e temi che qui sono già stati trattati.
Questo numero unico però in Italia è stato vanificato dall'applicazione di un modello organizzativo assolutamente inefficace. Inefficace, foriero di sprechi, foriero di inefficienze e soprattutto moltiplicando oltre che gli sprechi e le inefficienze anche una serie di incarichi dirigenziali e governativi che sono, per quanto ci riguarda, poco chiari. 112 non è dei carabinieri come pensavamo, 112 appartiene a tutti e rappresenta una delle modalità di diritto e di strutturazione di dinamiche interforze fra le migliori che potremo cogliere nella nostra opportunità. Poi pensate a cosa è successo qui nei giorni scorsi, a cosa è successo anche in altre realtà, a cosa è successo per quello che riguarda non soltanto il tema di sicurezza incendi, ma anche alla questione delle tempeste d'acqua, di tutti i fenomeni idrogeologici. Ecco, quando pensiamo al 112 di oggi, applicato in Italia, dobbiamo pensare a un imbuto dove convogliano e si restringono tutte le chiamate che sono di tutti, quindi l'impossibilità di avere un filtro sul territorio, filtro che vuol dire ritardo nei soccorsi, vuol dire un maggior numero di aggressioni a livello del personale, di qualsiasi estrazione, forze dell'ordine, come dicevo, siamo tutti quanti, condividiamo tutti quanti questo aspetto, ma soprattutto vuol dire un maggior numero di ospedalizzazioni. Il nostro sindacato, al pari di tanti altri, ha segnalato e denunciato, in attesa dell'emergenza freddo, che qui stiamo vivendo l'emergenza caldo, l'emergenza freddo, l'emergenza influenza porterà inevitabilmente a un nuovo blocco delle barelle nei pronti soccorsi di tutta Italia, non soltanto di Roma. I colleghi di Roma poi sono più specifici di me, vivendo la realtà locale. Quindi termino con questo, nel ringraziarvi per l'ospitalità. Il 112, vi ripeto, è una delle più belle opportunità che ci abbia dato l'Europa, ma vanificata da un modello organizzativo foriero di sprechi e inefficienze. Cultura della legalità è anche questo. Grazie. Buonasera, sono Stefano Baroli, rappresentante a Nursi del territorio di Roma, Lazio, e qui per quanto riguarda il territorio del litorale, dell'ospedale Grassi di Ostia. I disagi, io volevo raccogliere un aggettivo usato all'inizio, è il coraggio di cercare di denunciare determinate situazioni che mettono a rischio tutti quanti, i professionisti, i cittadini, che tutti i giorni si vedono ad affrontare quotidianamente i disagi di un pessimo stato, che purtroppo ci governa e quindi dobbiamo farci conto. Per quanto ci riguarda, io in pochi minuti sarà difficile far capire quali sono i disagi che gli infermieri, Nursi, il sindacato degli infermieri, quotidianamente denuncia e cerca con tutti gli strumenti di tenere alta l'attenzione dei disagi che si vivono all'interno degli ospedali e delle ambulanze. Disagi che quotidianamente sono sulla cronaca dei giornali, ambulanze che ritardano nei soccorsi, ma questi ritardi sono dovuti a una mala gestione, a una mala organizzazione, a una mala politica. Perché? Perché abbiamo magari ambulanze che vengono bloccate nei pronto soccorsi domani di Ostia, dove riducono la presenza sul territorio e di conseguenza allungano i tempi di soccorso dove vi è l'incidente. Questo che cosa comporta? Comporta che molte volte inevitabilmente aggressione nei confronti del personale, che poi alla fine è l'anello debole della catena. Questa cosa avviene quotidianamente, e purtroppo non lo dico io, ma avviene. Si può leggere tranquillamente nei giornali. Nel pronto soccorso di Ostia, nel turno, vi faccio un esempio, nel turno notturno abbiamo solo 5 infermieri che, se non hanno la caratteristica del dono dell'ospitalità, è difficile stare in tutti i locali dell'ospedale, locali che prevedono vari servizi, dal triage dove abbiamo il primo filtro di potenza
pazienza che si affaccia quando arriva a fare un soccorso ai locali medici e alla chirurgia all'interno. Questa cosa è una cosa che comunque va detta, va denunciata per far capire a tutti coloro che si affacciano all'interno di un pronto soccorso del perché si hanno dei ritardi, del perché tante volte non si riescono ad avere delle risposte dall'utenza quando si è in attesa di avere notizie su un parente. E tutte queste cose comportano spesso, inevitabilmente, dei climi all'interno dei pronto soccorsi certamente non riusciti. Ma il disagio veramente che comunque si vive sui mezzi di soccorso, dettato anche da una riduzione attraverso un DCA del 2015 del Presidente Zingaretti che riduce il personale sui mezzi di soccorso da 3 a 2, è altro disagio che si vive sul territorio. E poi è legato al numero unico che attraverso il doppio passaggio inevitabilmente anche questo allunga i tempi. Tutto questo per noi che siamo addetti alla sicurezza e che rappresentiamo il 60% del personale sanitario negli ospedali, per noi è una grande difficoltà. Quindi invito sempre e comunque ognuno per i propri ruoli a denunciare questa situazione e non a denunciare coloro che sono i protagonisti di un sistema di sicurezza come gli infermieri, i medici, la polizia, ma coloro che gestiscono, coloro che organizzano questa rete di sicurezza. Io sarebbe veramente poco il tempo per continuare a spiegare quali sono i rischi e i disagi che ognuno di noi corre quotidianamente se si continua ad avere una politica del genere. Però prego e invito tutti quanti, ripeto, a denunciare laddove si vivono situazioni, ma non di malpractice, di mala gestione, di mala organizzazione all'interno del sistema sanitario, ma che non è fatto da coloro che lo rappresentano, ma da una classe politica che ahimè purtroppo è soffre di una cecità oramai cronica e che difficilmente sarà curabile. Io vi ringrazio. Ecco, se ci sono degli interventi, prego, 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 fate domande e scrivete quali sono, diciamo, i problemi. Intanto buonasera, buonasera a tutti, io sono Monica Picca, sono stata consigliere qui sul municipio dal 2008 al 2012, poi c'è stato appunto, ci conosciamo quasi tutti insomma, e volevo ribadire in pratica quegli interventi che io ho ascoltato e con i quali mi trovo pienamente d'accordo, perché noi sono circa 2 anni e 6 mesi che siamo praticamente, 2 anni commissariati, 6 mesi praticamente che poi insomma hanno preceduto il... Questo commissariamento è stato un commissariamento praticamente inutile, anzi più che inutile ha fatto sì che questo municipio sprofondasse ancora di più, nel senso abbiamo parlato tanto, no? Si parla tanto di mafia, un'onta che noi ci sentiamo addosso ogni volta che camminiamo su questo territorio oppure ci rapportiamo a qualsiasi tipo di situazione, ma quella che c'è stata è stata una forte repressione che ha ucciso il territorio, perché lo ha praticamente abbattuto in tutto per tutto, perché non c'è una visione politica di rilancio di questo territorio, c'è una voglia di reprimere, e mi dispiace che non vedo Stefano Albertini, che Stefano, ciao, che noi tra l'altro siamo colleghi a scuola, quindi siamo stati, quindi ci conosciamo bene, che ha una deformazione professionale di educatore, è quello che Stefano ha fatto sulla sua spiaggia in questi anni, che nel momento in cui è venuto un commissario, una commissione prefettizia, ha voluto totalmente abbattere. Questo termine legalità è un termine che io non ce la faccio più a sentirlo, da amministratore che ha vissuto questo territorio veramente mettendosi con totale abnegazione e soprattutto con la voglia di rilanciarlo questo territorio, non se ne può più, siamo mafiosi. Dobbiamo essere in qualche modo abbattuti, perché tutto quello che è stato fatto male, però poi di contro noi che cosa ci troviamo? Ci troviamo un commissario e un partito che non sa fare i bandi, parliamoci chiaro, io vi faccio un esempio, no? Il sindaco
di Roma, che bandi non se non siano fanno, si è bloccata Roma e questo territorio per ripristinare questa legalità praticamente non si fa più nulla. Io faccio l'esempio del bando delle palestre all'interno delle scuole, no? Il bando delle palestre praticamente è stato sbagliato dalla dottoressa Saracino, cioè non si sa bene chi è che abbia fatto questo bando. Insomma io vi parlo in modo generale, il modus operandi. Mi dispiace. La visione che avete di questo territorio, anche politica, perché io quando parlo di politica sono orgogliosa di parlare di politica, politica come il bene di questo territorio. Allora, facciamo una cosa. Allora, dopo una serie di interventi, diciamo, introduzioni, interventi tecnici, fatti magistrali, c'è il momento, diciamo, di vissuto, tra virgolette, del territorio da parte di chi è stato anche amministratore. Ecco, sentiamo anche quest'altra parte. Allora, adesso abbiamo due ex presidenti della circoscrizione, prima Roberto Ripega, sui quali peraltro io mi sento di dire con assoluta certezza e tranquillità che sono di una onestà assolutamente specchiata, lo ripeto tre volte, quindi no, vabbè, ma insomma ogni buon amministratore sarà. Sentiamo prima Roberto Ripega e poi Giorgino Assoluto. In nome della legalità sono stato indagato perché ho fatto andare via un primario che non era primario, era un finto primario, e quello aveva denunciato per abuso di potere, e poi il TAR ha dato ragione a me e agli altri denunciati. Quindi sono fiero, certo. Sono cose che succedono, però io stavo dalla parte della legalità. Non credo che sia dalla parte della legalità una certa destra che va a caccia di poveracci abusivi con squadracce fasciste come sta facendo Casa Pound, e credo che anche questo sia un segno dei tempi, cioè questa crisi dello Stato e il bisogno di rincorrere la legalità da parte dei cittadini strumentalizzandola spesso è veramente il segno profondo di uno Stato che non c'è più. Ho sentito tutti questi interventi sulla sanità, tutto quello che ha detto Speranza e il sindaco Baroni lo sottoscrivo anche io, e in più aggiungo che di nuovo la regione sta all'attacco del laboratorio di analisi dell'ospedale Grassi. Non è una razionalizzazione, è una stupidaggine, anche perché resta aperto per l'emergenza, resterebbe aperto per l'emergenza e per l'uso dell'ospedale, ma noi abbiamo una distanza fisica da Roma e a noi fanno riferimento anche i cittadini dei comuni limitrofi di Roma. Quindi l'intervento di cosiddetta razionalizzazione e risparmio è una bestialità, è una aberrazione, è un'ingiustizia. Ma io credo che quando parliamo di queste cose locali, riprendendo quello che è stato detto da tutti gli interventi, dobbiamo pure ragionare in grande, l'avete detto anche voi, siamo di fronte a una crisi dello Stato. Il welfare state era una figura del Novecento, quindi c'è un'aggressione più o meno strisciante a quei diritti, il primo, il diritto alla salute, costruito negli anni, no, nel Novecento, e che oggi nel bilancio dello Stato, che non è più lo Stato del Novecento, ma è uno Stato della globalizzazione che sta dentro il sistema globale, non tiene più. Quindi la difesa di quei diritti primari come quello della salute deve essere un obiettivo se vogliamo far rinascere la politica. Io parlo a nome dell'associazione, di un'associazione che è più culturale che politica, nel senso che facciamo politica, poi il nome è chiaro anche per quello che riguarda il nostro orientamento, siamo lo spazio Berlinguer, vogliamo lanciare alcune proposte sul territorio, e quindi la prima è quella di tenere sotto controllo quello che succede nella sanità. Abbiamo fatto l'osservatorio della sanità e della scuola, dei diritti principali, perché sentiamo che subdolamente vengono sottratti fondi, risorse e quindi diritti.
Già oggi, se ci fate caso, alcune prestazioni sanitarie hanno lo stesso prezzo da privato quanto se paga come ticket pubblico. Quindi siamo in una direzione ben definita. E poi, anche per quello che riguarda il litorale, voglio dire alcune cose. Mi rendo conto che siamo alla fine di un periodo. Sono contento di quello che ha detto Vetrini, cioè il disagio per questo sistema, per il sistema balneare di Ostia, è forte. Non si può andare avanti così. Noi stiamo lavorando per un'ipotesi che prevede tre tipi di fasce litorali. La prima è quella di Capocotta, l'ultima spiaggia dove l'ambiente è quasi integro, dove la difesa dell'ambiente deve venire prima addirittura della fruizione, e quindi c'è da fare un discorso su quello. Poi c'è tutto Castelporziano, dove c'è fruizione, ma c'è anche da difendere una spiaggia che naturalmente ancora riesce a esprimere ambiente, dune, eccetera, eccetera. E poi c'è la zona urbanizzata. Questa zona urbanizzata così non regge più. Mi rendo conto del ruolo che è stato svolto dagli imprenditori, di capacità imprenditoriale che stanno in campo, ma oggi la balneazione nel tratto che sta dentro Ostia, nel tratto urbano, deve vedere non più toccabili alcuni diritti. Il primo diritto è il diritto all'accesso libero e l'altro al paesaggio, perché esiste, ci vuole, cioè esiste sulla carta, però come è legale, però mica tanto non funziona bene da tutte le parti. Esatto, e comunque ci vuole anche il diritto al paesaggio, perché se non c'è questo diritto al paesaggio non si ricostruisce neanche il lungomare continuerà a essere un'autostrada parcheggio se non si vede pure il mare, su cui quindi si ricominciano a costruire delle possibilità di esercizio commerciale alto. L'ultima cosa che devo dire, naturalmente premetto, questi sono problemi, così, idee per quello che riguarda il litorale. Poi dietro ci stanno grossi problemi, che c'è la mobilità, se non si affronta il problema della mobilità, addio litorale, l'erosione, l'inquinamento e il problema del clima, che vedete bene non è più da balneazione, tra poco, no? Bisogna entrare in frigorifero. L'ultima questione, e chiudo veramente, però il tempo è stato consumato anche in altre maniere, l'ultima questione che volevo dire è quella del comune, dell'autonomia amministrativa. Io vedo che vada ricordata una cosa: l'autonomia amministrativa è un mezzo, non è un fine, quindi noi dobbiamo conquistarla perché serve. Io parlo di area metropolitana perché è una esigenza per Roma, perché Roma sta in uno stato di decadenza ormai e non potrà essere affrontato se non con mezzi, strumenti amministrativi diversi, come quelli dell'area metropolitana. Un'area metropolitana che sarà divisa in comuni metropolitani. Quindi questo è quello che vedo. Per quello che mi riguarda, poi credo che ci vorrebbe un'entità amministrativa che riesca a governare, la butto lì, ma merita naturalmente un approfondimento che va al di fuori dei confini del decimo municipio, vada messo sotto un unico ente amministrativo, il litorale di Roma, e che sta dalle due parti della foce del Tevere, cioè dobbiamo ragionare su qualche cosa che è il litorale, perché non esiste una entità urbanistica, cioè due entità urbanistiche, una da una parte e una dall'altra parte di un fiume, da nessuna parte del mondo, quindi almeno un'entità amministrativa che ricongiunga le due. Mi spiace fare un po' il sciopero, ma ci chiedo nella sala e tutti gli interventi trincati, Gioacchino, Sonia. Sì, no, io volevo rapportare il tema di oggi ad una realtà come la nostra che richiede coraggio ma anche un grande e straordinario impegno. Credo che dobbiamo avere la consapevolezza che il nostro territorio rischia la morte voluta, la morte provocata, procurata. Non ci rendiamo conto che questa infamia, il marchio di Ostia mafiosa, sta facendo morire Ostia. Io non so chi negli anni passati è venuto mai a Ostia,
ma quest'anno nel mese di luglio il lungomare di Ostia era vuoto. Luglio è il mese principale di Ostia, perché agosto se ne vanno spesso in montagna. Questo è il livello della crisi che noi abbiamo, e Ostia mafiosa è un'impronta che ci porterà danni permanenti. Guardate oggi il Messaggero, dove veniva evidenziato lo spostamento dei romani ad Anzio, dove sta vivendo un boom perché la gente che veniva a Ostia sceglie ovviamente di andare da altre parti. Ma ci rendiamo conto, in una realtà in cui le istituzioni dichiarano che c'è una presenza mafiosa che viene ad investire qui, ma chi è pazzo? Se ne va sicuramente da un'altra parte, perché lui non rischia i soldi in un contesto di questo genere. Ma i danni già provocati, non soltanto gli errori, come ricordava Monica, sulle palestre, che ci sono costati soltanto per il 2016 45 milioni, poi sono proseguiti per il 2017. Questo un commissario che dovrà dimostrare l'efficienza, la legalità, la capacità e quant'altro. Ogni bando è stato sbagliato, oltre quelli di natura, come dire, gestionale, inventati dalla sindaca, che noi abbiamo le spiagge libere senza bagnini e senza servizi. Cioè abbiamo trovato una novità in cui qualcuno gli ha pure suggerito di mettere che non si può mangiare dentro le cabine, ma magari sotto l'ombrelloni, voglio dire che la cosa è più facile. Cioè abbiamo un livello, come dire, inaccettabile, e se non abbiamo consapevolezza che occorre uno sforzo straordinario per rimettere in carreggiata una situazione portata a questi livelli, noi alle prossime elezioni diamo un contributo per la morte certa. Noi abbiamo delle attività che non si possono riprendere perché manca il certificato antimafia, e questo commissariamento ha prodotto la paralisi di molte attività, e lo dobbiamo sapere da questo punto di vista, che c'è un attacco verso i balneari, verso chi produce, verso chi fa attività in quanto tale, ma in questo modo credo che siamo destinati a scomparire. Io credo di unire le forze e le energie perché la prossima scadenza elettorale possa dimostrare una capacità di rinascita. Ovviamente il problema abbiamo, questo problema della sicurezza, che ovviamente io mi fido di chi è competente, di chi opera dentro per dare soluzioni adeguate. C'è il problema di una sede unica. Io credo che sarà difficile perché abbiamo visto anche in passato molte difficoltà quando si parla soltanto di coordinamento, perché ognuno è geloso della propria autonomia, di non far sapere dove fa servizio il vigile urbano o il carabiniere rispetto alla polizia. Noi dobbiamo cambiare questa mentalità, e io ho timore che anche la struttura pubblica oggi, cioè la dirigenza della municipio, non è in grado di capire quale senso di forza e di coraggio deve imprimere per cambiare la realtà del nostro paese. Grazie Giovanni. Adesso devo sapere perché serve la sala. Allora, c'è prima Stefano Albertini per un'esperienza di tipo diretto e personale, poi una domanda di Stefano Salvente, poi se c'è qualcun altro, altrimenti tireremo le conclusioni. Allora, buonasera a tutti, sono Stefano Albertini. Comandando, brigando e pazientando. Tre termini, giusto? Giusto. Io sono dalla terza parte, pazientando, paziente profondamente in coma di Ostia. Vi illustrerò in breve modo, proprio in tempi brevissimi, quello che è successo sulle spiagge libere, attrezzate ore abbandonate grazie a dei politici responsabili del Comune di Roma e grazie al prefetto di Ostia. Le spiagge libere andavano a bando ogni 3 anni. Bando pubblico dove veniva dato in affidamento al vincitore della gara. In 11 anni che la mia società ha gestito la spiaggia libera in Biserp, c'è stato un ricambio del 60% degli affidatari. Arrivato al 2016, quando c'è scaduto l'affidamento, è uscita fuori da
un termine oltretutto molto, molto recente, che il Comune di Roma non aveva più la concessione delle spiagge libere del municipio dal 1999, e questo è stato il punto di inizio del calvario delle spiagge libere abbandonate. Avevano un modo semplicissimo per risolvere e per rimettere mano poi ai bandi pubblici, sia il Comune di Roma sia il Prefetto di Ostia. L'abbiamo incontrato, tant'è vero, l'inizio di febbraio del 2017, perché avevano fatto danni irreparabili anche a Capocotta, dove per abusi edilizi, giustissimo quello che è la, come dire, la pena anche dell'abuso edilizio, ma avevano fatto chiudere le spiagge di Capocotta. Il Consiglio di Stato in maniera perentoria ha obbligato e come dire, intimato il Comune di Roma di riaprire le spiagge perché non potevano cadere nel degrado più assoluto. Questo il prefetto Burpiani aveva garantito a febbraio. Poi io credo che un politico molto irresponsabile abbia voluto cavalcare questa onda della legalità, è un politico del Movimento 5 Stelle, capogruppo signor Ferrara, e da quel momento è successo il pandemonio. Le spiagge sono state abbandonate, non ci sono i bagnini di salvataggio, al di là di quello che può essere la pulizia di una spiaggia, sulla vita delle persone non si scherza, e hanno avuto una fortuna, bisogna dire, sono 4 mesi circa che il mare è completamente calmo, o sbaglio Franco? Una stagione così ce la sognavamo da qualche decennio, e ringraziamo Dio che ci sia stata fino a questo punto. Ora venerdì arriva una mareggiata, vi do anche questa introduzione, e vedremo le spiagge libere in degrado ulteriore, dove poi a degrado hanno messo addirittura i bagni chimici sul lungomare di Ostia, e perdonatemi, Ostia che è già in coma profondo non può subire un ulteriore affronto. Quello che io dico adesso è, ho timore che avendo perso la parte politica che governa Roma e un altro partito che ha messo Ostia in queste condizioni, noi a novembre non andremo a votare, ma cercheranno di recuperare il terreno, ci porteranno a votare a maggio, e qui esorto questa commissione, questo tavolo di lavoro, a partire immediatamente ad obbligare il Comune di Roma a mandarci a votare, perché noi abbiamo bisogno di una parte politica pulita che governi Ostia. Punto, grazie e buon prossimo. Una domanda per Stefano Salvente, voleva fare una domanda e poi voleva fare un intervento il direttore del teatro. Paraluna Andrea Serafini, breve intervento. Sì, perché poi domande non ho sentito. Allora, commissariamento, siamo tutti contro il commissariamento, io ho sentito delle parole che mi hanno molto confortato, perché noi cittadini di Ostia ci sentiamo offesi, sentire questi concetti di visione politica, che la mafia non si combatte solamente con la repressione, che il termine legalità è abusato, sentito dal dottor Lupacchini, per me è stato veramente un conforto, e comunque avere anche motivo per continuare questa lotta contro questo commissariamento ingiusto e questo termine legalità, che qui c'è tanta polizia, no? Lo dico anche un'ulteriore volta, voglio vedere se mi chiameranno in questura da qualche parte a dare giustificazioni di quello che sto per dire. E dietro il termine legalità stanno continuando a fare assegnazioni di suolo pubblico in modo illegale, senza bando, in modo diretto. Lo dico l'ennesima volta, voglio vedere se qualcuno mi chiama qui a Ostia a dimostrare quello che sto dicendo. E quindi legalità ci ha oltraggiato, però ho fatto anche una riflessione: noi sono 2 anni e mezzo che siamo commissariati, 2 anni per mafia e 6 mesi perché il presidente del municipio aveva dato le dimissioni. Quindi come noi da cittadini, e qui viene la domanda dottor Lupacchini, anziché piangerci addosso perché oddio ci hanno castigato, ci hanno fatto pagare tutta la delinquenza romana, ci hanno fatto pagare politicamente questo praticamente il fio della colpa, allora come il cittadino, perché poi bisogna anche mettersi dalla parte di autocritica, no? Cioè io da cittadino come posso, cosa devo imparare da questi 2 anni e mezzo? Che qualcosa ci hanno insegnato, perché qualcosa noi cittadini, Franco, cittadini tutti abbiamo sbagliato, anche le categorie hanno sbagliato, ma non nella delinquenza, ma nell'atteggiamento, nella tolleranza, nel così essere un po' superficiali rispetto a certe cose, no, che avvenivano anche davanti ai nostri occhi e che non ci spiegavamo. Oggi siamo coscienti di quello che è successo, perché nessuno può negare che qui c'è la mafia, cioè, o comunque c'è un atteggiamento delinquenziale, non mafia perché non lo definiamo noi se c'è mafia, ma lo definisce
lo definiscono all'interno dei tribunali, non c'è mafia, sembra, neanche qui a Ostia, quindi, ma c'è una delinquenza molto forte e radicata. Per cui noi da cittadini, dottor Lupacchini, domani come possiamo fare esperienza di questi due anni che altrimenti sarebbero buttati anche come insegnamento personale? Andrea Serafini e poi che la parte culturale del direttore del teatro Faranume l'elemento culturale. Io ho ascoltato ovviamente tutti gli interventi. Sicuramente c'è un abuso della parola legalità. Legalità sembra che in questo momento significhi distruggere tutto quello che c'è su questo territorio. Noi abbiamo parlato prevalentemente di spiaggio questa sera. Quindi sappiamo, oramai abbiamo capito che tutte le spiagge mafiose, le spiagge di Ostia sono in qualche modo mafiose, vanno annullate, vanno chiuse, sono state abbandonate nel degrado perché le concessioni sono state date malamente, perché le concessioni sono state... Ma questo non pensiate che si limita al problema delle spiagge, questo sta attraversando tutto il tessuto di Ostia. Cioè qualsiasi cosa è stata fatta in questo territorio per questa amministrazione è una cosa soggetta ad essere azzerata. Il problema è che non c'è nessuno in grado di rimetterla in moto. Quindi il discorso è tutto quanto quello che noi abbiamo costruito, noi operatori culturali, operatori delle spiagge, operatori del sociale, che viene sistematicamente azzerato in nome di una legalità, che legalità non è, ma è applicazione di una legge o di un qualche regolamento che è stato trovato per dimostrare che quello che è stato fatto su questo territorio è assolutamente sbagliato. Ora, tutti sappiamo che, così come la spiaggia libera, che è stata gestita da Stefano, va bene, insieme ad altre 30 spiagge, la gestione di Stefano, insieme ad altri 30 gestori di spiagge libere, ha garantito in questi anni il funzionamento di tutta una parte di Ostia, lo ha garantito dal punto di vista della sicurezza, della pulizia, della sorveglianza, del funzionamento, del sociale, del culturale, di tutto quanto. E questo è una cosa che noi dobbiamo tenere ben presente. Cioè la politica degli anni passati, con i suoi errori, ha garantito il funzionamento di questa città che ora non viene più garantito. Quindi quello che io auspico è che si capisca che il funzionamento di una struttura immensa come è Roma deve assolutamente passare attraverso il demandare l'uso della città a chi è competente a farlo, può farlo, ed è esattamente lo stesso discorso che con il laboratorio stiamo portando avanti. Roma non può gestire Ostia, non è in grado di farlo. Ostia, così come la spiaggia di Stefano, non può essere gestita dal comune, deve essere gestita da chi la vive e la sa far funzionare. E nella stessa maniera Ostia deve essere gestita da chi la vive, da chi lo sa fare e da chi è in grado di portare avanti tutti i problemi che chi la vive conosce, ovvero farla diventare autonoma. Grazie. Grazie, la parola è fare. Possiamo fare così adesso, l'ultima parte diciamo che era prevista. Vi ricordo, oltretutto avete visto comunque per lo preannuncio, verrà sentito poi un aperitivo ora, non solo logisticamente dove tratto l'aperitivo. Al bancone, la verità lì a sinistra, la verità a sinistra, offerto dall'Accademia Civica di Silenzio Pubblico per voi tutti. Vorrei dire, approfitto per diciamo introdurre l'ultima parte, che da Franco 10 minuti almeno, perché è una parte più di rilancio. Nel rispondere alle vostre domande, va bene, parliamo brevemente del libro appunto che ci ha dato spunto al titolo Ostia in pessimo stato, e anche dell'esperienza pregressa di Gaetano Pascale, che accanto a me, che ha scritto La Camorra non esiste. Allora io molto velocemente farò così, leggerò tre dei tanti capitoli in cui ha suddiviso il dottor Lupacchini il suo libro, che sono capitoli brevi, alcuni brevi, alcuni più analitici, che praticamente dalla addirittura prima dell'Unità d'Italia ci
ci dava uno spaccato di quali sono state le dinamiche appunto tra le istituzioni, i briganti, la realtà sociale, la realtà dell'italiano che poi alla fine appunto è paziente, e purtroppo qui nei giorni nostri ci sono tantissime cose, vi suggerisco di leggerlo perché è anche dalle storie. Al di là del sottotitolo che è tutto un programma, e cioè quando due poteri vivono sul controllo dello stesso territorio o si fanno la guerra o si mettono d'accordo, che tra l'altro ricorda la famosa frase anche di Borsellino, dove si spara anche d'accordo, io mi sono segnato solo tre, solo indicativamente. Quando i titoli di tre capitoli li leggerò, poi leggerò una cosa di Gaetano e darò la parola al dottor Lupacchini, a Gaetano Pascale, anzi prima a Gaetano, e poi al dottor Lupacchini per le conclusioni e anche in qualche modo rispondere a questi argomenti. Premesso che sulla legalità, mi spiace che Andrea sia Andrea, sulla legalità ti voglio dire quello che avevo già detto nel laboratorio, dico anche, come si chiama, Monica, stiamo rispondendo sulla legalità. Volevo dire a fattor comune per Monica, Roberto, Andrea, la legalità, l'ha già detto dottor Lupacchini all'inizio, noi la intendiamo, innanzitutto personalmente la intendo come rispetto dei diritti fondamentali delle persone, innanzitutto, diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, e adempimenti dei doveri necessari, sempre previsti dalla Costituzione. Il principio di legalità in realtà viene trattato incidentalmente dall'articolo 47, quando stabilisce che, contrariamente appunto a come diceva il dottor Lupacchini, che spesso la legalità è trattata dal potere del momento, dei suoi interessi, deve essere svolto, cioè il principio di legalità deve applicarsi in maniera imparziale e in base al principio di buona amministrazione. Ora quindi, tornando a noi, io leggo solo tre titoli di questi capitoli del dottor Pacchini. Per esempio, quando penso che per aver scoperto i maggiori ladri e combattere canaglie mi devo difendere innanzi ai tribunali come se fossi io il malfattore, viene fatto disperare dell'avvenire di questo paese. Adesso spegnetela questa radio, giratevi dall'altra parte, tanto si sa come va a finire, si sa che niente può cambiare. Lasciato colpevolmente solo in prima linea. Questi sono tre dei 50 e passa capitoli di cui il dottor Lupacchini, e ora farò la domanda. Invece brevemente del libro di Gaetano Pascale, che molti di voi conoscono perché ha vissuto a Ostia la sua esperienza, anche per essere stato lasciato solo dallo Stato nel momento in cui combatteva la malattia organizzata e anche quando ha voluto insistere troppo a essere estrapolato. Quindi a un certo punto, ripeto, e questa sarà una risposta che daranno il dottor Lupacchini, che danno la mia esperienza, a Ostia è la mala, se c'è o non c'è la criminalità, ma se voi vi leggete il piccolo di Gaetano, l'ultimo capitolo è solo su Ostia, c'è una pagina e mezza di fatti che sono comunque avvenuti criminali, violenti, incendi, omicidi, gambizzazioni, che a noi funzionari di polizia fa sorgere subito il sospetto, non c'è bisogno di un tribunale, di una Cassazione per capire che c'è al di là del termine mafioso, camorrista, andranghetista, c'è una criminalità, come diceva giustamente Andrea, fortemente radicata sul territorio, quindi fortemente radicata vuol dire che al di là se è mafioso o meno, qui su Ostia oggettivamente stiamo parlando del 2011, l'elenco 2 del 2011, quindi al di là di quello che è successo prima, omicidio, fraude, tutte le cose. Quindi io chiedo a Gaetano e poi chiedo al dottor Lupacchini di concludere rispondendo anche alle domande. La tua esperienza, alla luce di quello che tutto è successo, che hai vissuto, che hai scritto, oggi, anche alla luce di questo dibattito, cosa pensi in realtà, che com'è la situazione di Ostia? Quella che la situazione alla quale ci assistiamo è il risultato di un'indifferenza, di un manifestismo, di una totale indifferenza, ripeto, a quello che è un fenomeno che avevano sotto gli occhi tutti, l'ho detto già in altre occasioni, internet è tempestato di queste cose, almeno per quanto mi riguarda, non potevano non sapere, perché io in ultima analisi avevo scritto, non solo io, tanti altri numeri. Non potevano non avere una competenza, perché chi ricopre determinati ruoli e determinati uffici dovrebbe avere la competenza. C'è stata una connivenza, attenzione, una connivenza che si è sostenuta con l'indifferenza, perché non è necessario rispettivo volativo, diciamo. Si può essere responsabili anche voltando su un'altra parte, anche facendo finta di non vedere,
quello è colpa di nessuno, quello è colpa di nessuno, ma tutti gli altri avevano gli elementi per poter adottare di quello che ma l'ordine di scuderia, lo ripeto, in questa sede, lo ripeto in un'altra sede differente, l'ordine di scuderia di un determinato tipo di criminalità è tanto a fastidio, questa parola ma tutta, non bisognava parlare. L'ordine di scuderia era questo perché Roma la capitale, perché su Roma non si possono andare a toccare o a enucleare i collegamenti con il mondo politico territoriale e la criminalità organizzata. Perché a Roma si viene per fare carriera, a Roma si fa come c'è la politica, e questo è un'altra cosa. Quindi è un concetto. Non combina con la capitale. E questo che oggi noi stiamo, di cui stiamo parlando, ho seguito anch'io attentamente gli interventi, chi ha mostrato dissenso sulla parola legalità, chi ne ha saltato i profili, chi è sceso in tematiche come interessantissime, ma il risultato drammatico è quello della indifferenza, della negazione, dell'incuncita, della menzogna, dell'indifferenza e quindi della connivenza rispetto a un fenomeno che fin quando saremo gestiti, governati, organizzati, diretti da tutti coloro che hanno il potere di gestire, di vincere, organizzare, ma ovviamente non avendo le capacità, qualcuno di un intervento che mi è piaciuto tantissimo ha introdotto il concetto di capacità di gestire, perché non si può gestire qualcosa di così grande senza avere, non è soltanto, non è importante, la preparazione è molto importante, la capacità di gestire. Dalle mie parti, non lo dico in dialetto, no, voi nel mio dialetto che avete capito da che regione vengo io, ma un giocattolo in mano ai bambini non si può lasciare. Il problema è qui, una cosa seria in mano a chi non ha le capacità di gestirle diventa un problema. È un problema legato alla classe dirigente. La classe dirigente purtroppo è malata di protagonismo, assetata di carriera. Per anni, per decenni, su questo territorio, non solo su questo territorio, ha lavorato per dispersi tutte quelle problematiche che potevano in una certa qual maniera rallentare la sua professione. E l'obiettivo era soltanto quello di andare avanti, di fare carriera, comunque e dovunque. Purtroppo su queste tematiche, drammatiche, si può rischiare di non fare carriera. Quindi io concludo dicendo, ben venga questo momento di osservazione, questo sportello, questo osservatorio, così. Qualcuno ci deve iniziare a dire che cosa dobbiamo osservare, perché non lo sappiamo. Ok? Io non ho ancora incontrato oggi, una volta ero un tecnico, ero un ufficiale di giudiziario, sono un cittadino qualsiasi, sono un comune mortale. Allora, oggi la situazione, lo spaccato del territorio di Ostia, qual è? Perché se io non conosco il fenomeno, io non so che osservare. Grazie. Posso partire delle conclusioni e il rilancio a settembre? Io vorrei concludere senza perdere. Effettivamente se si è arrivati ad una certa situazione ciò non può essere avvenuto per caso, vi sono delle responsabilità. Se ad Ostia, ma il problema vale per Roma e vale per tutta Italia, sono accadute certe cose, non sono accadute per caso, perché dobbiamo smetterla di guardare al fato perverso che gestisce l'Italia. Dall'unità Italia, parliamo di 156 anni o so, il libro che ho scritto nasce dalla repulsa nei confronti di una retorica che voleva che da quel momento fossimo entrati nell'Eden, no, da quel momento abbiamo cominciato per difendere da poteri esterni e quindi pochi che comandavano erano coloro che venivano accettati dagli inglesi prima, dagli americani poi, successivamente anche dai russi, e potremmo continuare su questo terreno, e chi brigava
erano sempre gli stessi per entrare nella cerchia piccola del comando e del potere. Ed il popolo restava paziente o faceva finta di ribellarsi, ma in realtà la speranza di tutti era se c'è da mangiare per loro, probabilmente prima o poi ci sarà da mangiare anche per noi, questo opportunismo tutto italiano che ci fa accettare qualunque cosa. Mi è capitato, non ad Ostia, ma in territori geograficamente lontani di qui, vedere lo stesso negazionismo sull'esistenza di fenomeni devastanti. Sì, la mafia porta soldi, allora perché dobbiamo parlarne? In dei conti, i soldi fanno bene a tutti, fa bene all'economia. Dopodiché si sono viste intere popolazioni espulse dai loro territori, occupati progressivamente prima dai siciliani, poi dai napoletani, finalmente oggi occupati dai russi. Non dico di dove si tratta, ma comunque non si tratta né di Roma né di Ostia. Segno che l'eccessiva pazienza può essere un grave peccato, perché con la scusa di essere pazienti magari con la rierpansè, che poi un domani può andar bene per tutti, alla fine la cosa certa è che per tutti va male. E questa fuga dalla responsabilità, collandolo all'ultimo che resta col cerino in mano, non è che risolve i problemi, semplicemente cerca il capro espiatorio a cui caricare tutti i peccati e poi spedirlo nel deserto. Ma questa non è la soluzione dei problemi. I problemi vanno affrontati, vanno guardati in faccia, vanno stabilite le responsabilità in maniera di non ritrovarsi più i responsabili di ciò che è accaduto tra i piedi, ad entrare nelle posizioni di comando o continuare a brigare, perché altrimenti avremo sempre i pochi che comandano, i molti che gridano e l'università, l'universalità che patisce tranquillamente quelle conseguenze. E allora si potrà chiudere i grassi, si potrà distruggere il laboratorio di ricerca, si potrà dire razionalizziamo e lo portiamo da un'altra parte, si potrà dire non si prende più l'acqua e ve la razioniamo, perché ad un certo punto non è mai successo che l'acqua mancasse, ma i 40 chilometri, viva Dio, e il 40% viva Dio degli acquedotti che non funzionano, ma non saranno, non avranno smesso di funzionare nell'ultimo anno o nell'ultimo anno e mezzo. Ecco, da quanti anni questo va avanti e per quanti anni si è tollerato? Quante estate calde ci sono state? Quanti periodi di siccità ci sono stati? E come mai questo non succedeva? Perché probabilmente ci sono molti che brigano, pochi che comandano, i molti che brigano vorrebbero andare a comandare, i pochi che comandano vorrebbero tenersi il potere che hanno, a torto o a ragione, conseguito, ed in effetti c'è una popolazione che continua a subire passivamente, magari colpevolmente pure, perché spera poi nella ridistribuzione ci guadagneremo. Ma questo non è un discorso che risolve i problemi. E il 26 di settembre, quando si parlerà di autonomia e si riproporranno queste tematiche in un'ottica meno approssimativa magari di come è avvenuto stasera, ci sarà la possibilità di approfondire anche il tema della stratificazione delle responsabilità, perché nulla accade per caso a questo mondo. In quanto se i greci, prima di distruggersi economicamente, qualche anno fa ci hanno insegnato qualcosa, è che occorrono tre canoni nel ragionamento. Il principio di causalità: un effetto si produce perché c'è una causa monte che l'ha determinata, e la causa magari non è una sola, ma sono tante. La non contraddizione e il terzo escluso. Se si abbandona questi canoni di ragionamento, il terzo è escluso. Dato A esiste B, ma non può esistere C. Ecco, se si abbandona questo terreno che ci consente di essere uomini e non animali, che vanno quindi avanti semplicemente per consolidare l'istinto con un vantaggio rispetto agli uomini, l'animale,
due volte lo stesso errore se sopravvive non lo commette, mentre l'uomo continua a ripeterlo fino a che il verbo ci lascia la pelle, probabilmente non arriveremo da nessuna parte. Dobbiamo evitare di cadere vittime della propaganda, perché poi la propaganda non è altro che un'edulcorazione della realtà per farci sentire tutti felici e contenti, mentre continuiamo ad essere quelli che pazientemente continuano a subire i rovesci di chi comanda e dei briganti che aspirano a comandare. Allora, riprendendo il discorso del prossimo appuntamento, non verrà organizzato, diciamo, in maniera approssimativa, come credo nemmeno questo sia stato organizzato in maniera approssimativa, ma le tematiche diciamo sono diverse, insomma, da un punto di vista dell'ancoraggio anche giuridico delle questioni che tratteremo, che sono di tipo amministrativo, non di tipo penale. Allora, il 26 settembre a teatro, no, 26 settembre al teatro Faranume organizzeremo, diciamo, un convegno su autogoverno e autonomia, perché un attimo che c'è, mi dicono qualche problema, scusa. Vabbè, poi la vediamo. Diciamo che a fine settembre comunque sia faremo un convegno, ovviamente dopo sarete informati, a Faranume su autogoverno e autonomia col professor Stefano, che è docente di diritto costituzionale e diritto regionale all'Università della Tuscia, e con Massimo De Meo che modererà e che è qui fra noi oggi. Vi ringrazio per la partecipazione, per la presenza e alla prossima settembre.